Ciao ragazzi, guardate chi c'è oggi nel Ciao! Video. Federica, finalmente, me lo chiedete sempre, convincila, convincila, l'abbiamo convinta e sarà un video davvero speciale, non soltanto perché lo facciamo insieme, ma perché parliamo di un argomento che sono sicura interessa a tantissimi di voi, ovvero le insalate in busta. Dunque, intanto iniziamo spezzando una lancia nei confronti di tutti quelli che hanno una vita molto impegnata, gli studenti fuori sede, i genitori che lavorano full time, in generale tutti quelli che hanno veramente una reale necessità di accorciare i tempi in cucina quanto più possibile. Questi però sono prodotti acquistati un po' da chiunque perché sono comodi, c'è poco da fare, giriamoci troppo un poco intorno. Qualsiasi preparazione in cucina dell'insalata, qualsiasi metodo intelligente e furbo non sarà mai efficiente quanto apre il sacchetto e lo mette nella ciotola. Il problema è quando l'insalata in busta diventa uno di quei prodotti che si comprano sempre anche se non se ne ha un reale bisogno per quello che riguarda appunto la comodità. E soprattutto aggiungo, se la maggior parte delle verdure che mangiate sono rappresentate da prodotti confezionati, quindi anche esistono i minestroni già pretagliati, le verdure, la frutta pretagliata, quindi se una buona parte della frutta e della verdura che consumate sono rappresentati da prodotti confezionati, allora in quel caso forse è intelligente è di diminuire e cambiare abitudini. Esatto. Quindi l'insalata in busta fa bene o fa male? Dipende, dipende. Se la sostituiamo con della verdura fresca è sicuramente una scelta mille volte migliore. Se perché pensiamo che faccia male non mangiamo verdura, allora stiamo comunque facendo una cosa sbagliata, perché comunque l'insalata in busta è una fonte di fibre, sia solubili che insolubili. Se non è condita dalla nonna, è anche un pasto a bassa densità calorica e ci aiuta a raggiungere prima il senso di sazietà, quindi comunque se non c'è alternativa meglio quella. Il problema è a monte, cioè l'alternativa ci deve essere, non possiamo dire ah ok, allora io posso mangiare l'insalata in busta perché non mangio verdura. No, non era questo che vogliamo dirvi, è imparare a mangiare le verdure fresche. E dopo alla fine del video vi daremo anche qualche consiglio e trucchetto per essere veloci in cucina senza ricorrere all'insalata in busta. Esatto. Inoltre, un altro grandissimo problema delle insalate in busta è l'impatto ambientale. Sia produrle che dal punto di vista del prodotto, infatti, non sono assolutamente sostenibili ed ecologiche. L'insalata in busta, come dice la parola stessa, è dentro una busta di plastica. Andando a comprare tutti i giorni o comunque spesso nella nostra quotidianità un tipo di prodotto del genere, andiamo a consumare e avere una quantità di plastica davvero enorme, tutta plastica non necessaria. Inoltre su questi prodotti c'è uno spreco davvero pazzesco, questo perché l'insalata in busta deve essere sempre freschissima e noi quando la compriamo non possiamo comprarla e avere un tempo limitato per consumarla tipo di 20 minuti, no, vogliamo che in frigo almeno un paio di giorni possa durare. Questo significa che i supermercati ma anche le aziende vanno a sprecare tantissimo prodotto per il bisogno di darcelo sempre freschissimo. Tutte le insalate che vediamo sul bancone al supermercato non vengono comprate al 100%, tutto quello che magari già passa un giorno viene eliminato. Esatto. E i negozi vogliono avere questi scomparti sempre pieni, non ci piace entrare a avere questi scomparti mezzi vuoti, quindi una metà, vogliamo essere generose, delle insalate che sono sui banconi vengono buttate perché il consumatore le vuole giustamente comprare fresche e vuole vedere i banconi pieni. Quindi no, scusa, volevo dire, e quando vengono eliminate non vengono di nuovo eliminate in modo ecologico e sostenibile, perché di certo l'operatore al supermercato non è che si mette ad aprire ogni sacchettino, questa insalata va nell'organico, questa è la busta, va nella plastica. Quindi un impatto di raccolta indifferenziata notevole, come purtroppo tutti i prodotti che il supermercato butta non vengono differenziati, facendo un mix di plastica e organico che è una meraviglia. Quindi
La domanda è: come fanno le aziende che producono insalata a vedere invenduto una metà di quello che producono? Qual è la risposta? La risposta è brutale. Che la paghiamo noi, ovviamente. Noi paghiamo sia la bustina che compriamo, sia la bustina che il negozio butta. E tutto sommato, come cifre ci stiamo, perché generalmente questi prodotti vengono venduti a un prezzo che sta intorno ai 20 euro al chilo, che per la verdura è un prezzo soprattutto 4 volte più alto, essendo quando siamo generosi, 4 volte più alto, 5-6 volte più alto della verdura che acquistiamo nel reparto ortofrutta nei negozi specializzati. Esatto, anche senza adesso voler essere pesanti, andate a comprare la verdura solo dal contadino, solo nell'azienda agricola che magari coltiva in un certo modo, che capisco, o nei gas, capisco che non è fattibile per tutti, soprattutto magari chi si approccia a questo nuovo mondo, però anche semplicemente dire ok, non sono qui nel reparto frigo delle insalate in busta, mi sposto di 20 centimetri, ho tutte quante le insalate intere, che costano davvero pochissimo, che vanno a 4 euro al chilo, è un furto già, sì, infatti. E quindi paghiamo questi prodotti a un prezzo altissimo, ma d'altro canto la bustina è di 100 grammi. Quando è 20 euro al chilo, il costo finale è di 1,99 euro, che ci sembra... Esatto, e quello è il problema, che quando la compriamo è un prodotto che costa poco, cioè non sto pagando 10 euro. Esatto, è talmente leggero che in realtà quello che stiamo pagando non ci sembra così costoso, quando in realtà lo è. O ne mangiamo troppo poca di verdura. Esatto, quindi com'è si sbaglia. Al di là del metodo di produzione, dei costi di produzione, eccetera, eccetera, la roba dentro al sacchetto, questa insalata... è buona o no? Dipende da che cosa compriamo, non sono tutti uguali questi prodotti, ad esempio le insalate a julienne sono decisamente peggiori di quelle a foglia intera, e vi spiego come mai. La filiera prevede questi passaggi: prima viene tagliata, poi viene lavata, poi viene asciugata e poi insacchettata. Ah, io credo che a casa voi non vi verrebbe mai in mente di tagliare una carota julienne, lavarla un paio di volte, asciugarla perfettamente in un canovaccio pulito, tenerla in frigo 3 giorni e poi metterla nel piatto e darla ai vostri figli. Perché nutrizionalmente questa, una verdura fatta in questo modo, ha il vantaggio essenzialmente di essere una fonte di fibre. Poi tutti i nutrienti, o quasi, nel senso che all'interno del bastoncino di carota ci saranno alcune cellule che non sono state rotte nel taglio, ma essendo molto sottili, la maggior parte delle cellule sono state rotte della carota. Quindi possiamo dire che quello che noi compriamo è semplicemente fibra, cioè se vado a comprare nel reparto delle farine un po' di crusca d'avena ho lo stesso effetto. Quasi, nel senso che ogni volta che tagliamo la cellula e la laviamo, perdiamo nell'acqua di lavaggio tutti i nutrienti, cioè tutto quello che è contenuto lì, tutti i vantaggi del mangiare verdura, fibre a parte, vengono perduti nell'acqua di lavaggio. Okay. Quindi le julienne sono quelle più penalizzate, sono anche, se ci fate caso, le più cattive. Cioè, sì, in effetti sono proprio secche. Non vanno anche poi condite anche di più proprio per masticarle, perché hanno tantissime fibre ma pochissima acqua. Soprattutto sulle carote, sì. Se ci fate caso, anche se spero di no, così non comprerete mai più carota julienne. Comunque, se vi capita, se ci fate caso, i filetti di carote sembrano quasi sfibrati, cioè sono talmente secchi, talmente disidratati, che si vedono delle fibrette bianche se uno ci fa attenzione. Sì, anche sono pessime anche le barbabietole a julienne del supermercato, sono dei prodotti che hanno talmente tanti fluidi, sono così... quando si mangiano da freschi tingono talmente tanto, e quando le compriamo invece sono quasi bianche. Hanno perso tutto, quindi se proprio dovete acquistarle, magari scegliete quelle che hanno la foglia più intera, come la rucola, come il songino o la valeriana, quindi tutte le verdure che la fogliolina, a cui la fogliolina è rimasta più o meno intatta. Ancora, per quanto riguarda ad esempio la scarola o l'iceberg, è meglio di no, perché anche se non sono julienne, sono tagliate sempre a pezzetti, quindi il procedimento è sempre lo stesso: è uguale, le tagliano e poi le lavano.
Stesso discorso vale per le verdure come spinaci, verze, eccetera, eccetera. Tutte le verdure che trovate in busta hanno praticamente lo stesso processo delle insalate. A volte si trovano le verdure, ad esempio spinaci o bietoline, non lavati. C'è proprio scritto che bisogna lavarli prima di cuocerli. In quel caso punto sono semplicemente pre-impacchettate, ma non esatto. Si tratta di un prodotto pronto. Lo spreco, il problema è soltanto appunto lo spreco di plastica. Quindi adesso vi diamo qualche consiglio per non mangiare soltanto insalata. Esatto. Poi secondo me, se posso permettermi, tutte quante idee molto più gustose dell'insalata. A me piace tantissimo l'insalata, ne mangio tanta proprio perché mi piace, però queste, buonissime. Sono anche tutte quante verdure che adesso vi diremo che non tutti sanno che possono essere mangiate. Esatto. Anche crude, quindi andiamo. Allora, prima idea, la mia preferita, ok, è il cavolo cappuccio. Un cavolo cappuccio tagliato sottilissimo a julienne. Potete farlo sia col cavolo cappuccio bianco che con quello rosso, o un mix dei due, o un mix, sì, un po' colorato. E soprattutto quello rosso, cioè se fate delle insalatine con gli ospiti sono bellissime, perché il colore del cavolo cappuccio rosso è pazzesco. E vanno semplicemente, una volta stagliuzzati, va semplicemente irrorato con un pochino di olio, una spolverata minima, ma proprio pochissimo, di sale e un pochino di aceto, che aiuta a macerare un pochino la julienne di cavolo e renderla più morbida. Se riuscite a farlo quanto, un paio d'ore prima? Ma no, anche secondo meno. Me anche di meno. Okay, un paio d'ore vi diventa proprio morbidina. Se vi piace anche un po' più croccante, dai 10 minuti minimo a una mezz'oretta. Quindi se riuscite a farle in anticipo, il gusto ci guadagna. Io devo confessarvi che da qualche mese a questa parte sto mangiando quasi sempre insalata prima del pasto principale, del pranzo e della cena. Mangio sempre, sempre, sempre prima un piattino di insalata e utilizzo spessissimo il cavolfiore. Mentre metto sul pranzo, la prima cosa che faccio è tagliare il cavolfiore, quindi diciamo il tempo del pranzo ed è perfetto. Altra idea, a me piace tantissimo la cicoria Catalogna, quella con le puntine. E quella è una ricetta romana. La ricetta romana prevede di tagliare prima e poi mettere in ammollo in acqua ghiacciata. Ecco, magari noi la tagliamo e basta, senza metterla in ammollo, che così non dilaviamo tutti quanti i nutrienti, ed è molto buona. A me piace tantissimo le cimette di... Da bambine ne mangiavamo tantissimo, era praticamente un gioco, tutti questi alberelli, troppo buona. Poi, altra cosa che io faccio sempre quando vado super di fretta e non ho nulla da mettere in tavola di verdure o di verdure crude, sono le carote julienne. Sono sì. Velocissime, velocissime. Certo, bisogna avere magari gli strumenti giusti, ma se non avete voglia di comprare quello elettrico, vi assicuro che anche la grattugia, quella a mano, costerà 10 euro, si trova dappertutto. Vi fa andare veramente veloci, perché... Sì, è vero, sono velocissime da fare e sono anche molto consistenti. Sì. Altra cosa, la buccia della carota, se non avete voglia di toglierla, non dovete necessariamente toglierla. Io non la tolgo mai. Non dà fastidio, quindi... Infatti c'è questa usanza di togliere la buccia della carota, che sì. Poi quando la peli se ne va tantissima. Però in realtà la buccia della carota c'è una cosa inesistente, sì, quasi. Sì, praticamente... Non è come la buccia della patata. Sì, va lavata bene. Altro? Allora, ce ne sono tantissime di verdure che possono essere mangiate crude. I carciofi, vabbè, cose come finocchi, verdure più o meno di stagione. Vabbè, se hai detto finocchi, allora dobbiamo finocchi citare con l'inverno. Sì. Arance e finocchi, sì, è un must. Una scelta che non manca quasi mai è l'insalata con arance e finocchi, e c'è il video sul canale che vi mettiamo nella schede. Qualche olivetta e un piatto davvero buonissimo.
Forse qui ci vuole quel minutino in più per prepararla, perché dovete sbucciare le arance, tagliare la pezzetta, vedete, un procedimento davvero lunghissimo. No, scherzo, ovviamente, è semplicissima. Altro, d'estate forse le zucchine fatte a spaghetti. Le zucchine spiralizzate, dovete provare. Cioè, a chi piace e a chi non piace, io devo dire che è molto gustosa, mi piace magari con il giusto condimento, perché anche quello lì fa tantissimo. Ultimo, già ne abbiamo l'ultimo ortaggio, secondo me crudo è buonissimo, il topinambur. Il topinambur, sì, è vero. Io lo pulisco con il pelapatate, anche se non tolgo perfettamente tutta quanta la buccia, non mi interessa. Lo sciacquo benissimo sotto l'acqua, perché può avere dei residui di terra in cui è stato coltivato, e poi o a julienne anche lui, o a fettine sottili, è buono sia cotto che così crudo, però è veramente qualcosa da provare. Provatelo. È vero, è molto buono. A me il topinambur piace solo crudo, cotto così, se non messo insieme ad altri ingredienti, ad esempio nelle vellutate o nelle creme, è molto buono, però proprio mangiato così lesso non è che mi faccia impazzire. Invece crudo, mamma mia, è buonissimo, ed è uno magari di quegli ingredienti, dato che è piccolino, cioè non è che al supermercato si trovano il bustone con 10 kg di topinambur, che magari può essere mixato ad altre verdure, sì, come il cavolo, come l'insalata stessa, come le carote, quindi fare dei mix. Un trucchetto per far durare di più l'insalata in frigorifero è quello di lavarla con le foglie ancora intere, quindi mi raccomando, non spezzettate. Una volta lavate bene le foglioline, non le andiamo ad asciugare, a strizzare, a centrifugare, le andiamo semplicemente a scuotere un attimo, togliamo l'eccesso di acqua, ma neanche troppa, e le andiamo a chiudere in un canovaccio pulito. Il canovaccio quindi deve essere umido. Se le foglie già sono troppo asciutte, andate a bagnarlo un pochino, questo canovaccio umido e bello fresco, dopo lo andate a mettere in frigorifero, e in questo modo vi dura tantissimo. Tanto, sì. Questo era il nostro video sulle insalate in busta, tutti quanti i nostri consigli e il nostro punto di vista. Ovviamente fateci sapere nei commenti voi come la pensate, se siete consumatori accaniti di insalate in busta oppure assolutamente no, siete per le insalatone fresche, le verdure fresche. E fateci sapere anche, soprattutto, se questo video, magari un po' diverso dal solito, vi è piaciuto e vorreste vederne altri su tematiche simili. E quali sono queste tematiche, così vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Esatto, lasciateci i commenti, noi vi mandiamo un grandissimo bacio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!